Invece il presidente della compagnia Saltapasti, Ivan Tosco, a cui adesso diamo il benvenuto. Buongiorno Ivan e benvenuto. Grazie per essere qui con noi. Insomma, anche voi, come insomma, il teatro non sta passando assolutamente un periodo facile, grazie per essere qui per partecipare a questo bellissimo progetto. Buongiorno Gianni, grazie tanto per questa introduzione. La compagnia di Saltapasti è felicissima di far parte di questo bellissimo progetto di Buonavettura. Giustamente indicato, il mondo dello spettacolo in questo periodo è particolarmente dimenticato e particolarmente negletto da tutte le strategie messe in piedi per la tutela della società dalla pandemia. Quindi è sicuro che qualunque occasione si possa avere per essere presenti e ricordare che la cultura si fa anzitutto sicuramente nei libri, ma i libri devono essere resi vivi in qualche modo, sicuramente ci aiuta moltissimo. Aiuta noi e ci aiuta a proseguire quello che è il cammino della Compagnia dei Saltapasti, che ormai da 25 anni porta avanti un progetto culturale che è assolutamente complementare al mondo della lettura. Il nostro direttore artistico, d'altra parte, è uno dei vostri autori. Quindi Luca Buggio è stato uno dei fondatori della Compagnia dei Saltapasti, il suo percorso artistico è entrato e uscito dal mondo della letteratura, sia dal lato del teatro sia dal lato dei libri. E quindi assolutamente non potevamo mancare a questo appuntamento, a questa grandissima opportunità di essere parte di questo progetto culturale. So che appunto, come diceva anche prima Luca Cordaro, avete davvero la capacità di attirare le persone davvero che si avvicinano al teatro per la prima volta e riuscite a costruire con loro dei progetti bellissimi. Da quanto tempo va avanti la vostra compagnia? Raccontacene un po' di più. Dunque, la compagnia nasce parecchio tempo fa, perché la sua prima uscita pubblica risale ben al 1994. Stiamo parlando di un'era geologica fa in cui praticamente tutti quanti avevamo in tasca Ancora dei online non telefoni. si poteva fare nulla, insomma. Online non si poteva fare nulla e nessuno dei telefoni che avevamo in tasca poteva dirsi online in alcun modo. Avevamo in tasca dei telefoni ETAX, qualcuno di noi, lo smartphone era ancora di là da venire e il mondo del teatro in questo senso era esattamente uguale a come era sempre stato e come tuttora continua ad essere, cioè un qualche cosa in cui al di là del mezzo tecnico di espressione, sia esso online come in questo caso, ma prima di essere online anche mezzi più semplici come il mezzo radiofonico, sulla televisione ci sarebbe da fare un discorso un po' diverso, ma diciamo mezzi che prevedono l'espressione attraverso la parola sicuramente erano essenzialmente fondati sullo stesso principio, cioè portare al pubblico il senso del discorso letterario, mediato attraverso naturalmente la posizione dell'attore. Abbiamo cominciato appunto nel 94 con dei testi autoprodotti nel contesto di Rivoli 1730, una manifestazione fondamentalmente carnevalesca che si faceva appunto in provincia di Torino. Poi progressivamente, ma anche molto rapidamente, ci siamo appassionati al contesto della performance teatrale, la compagnia è cresciuta nel tempo aggregando regolarmente quello che, se fossimo soggetti professionisti, diremmo giovani talenti, cioè sostanzialmente persone interessate al mondo del teatro, all'espressione teatrale, qualunque fosse la loro età, sostanzialmente tutti principianti, con però un carattere comune, cioè il desiderio di crescere nel contesto teatrale per i più vari motivi, chi per motivi professionali legato appunto al mondo della parola, come professionisti, persone che sarebbero diventati professionisti intellettuali o
persone che avevano bisogno comunque di avere la capacità o sviluppare la capacità di comunicazione col pubblico, anche medici ad esempio in questo contesto, e invece persone che lo facevano per divertimento, un po' alla volta. Quindi in questi 20 anni di sviluppo l'associazione ha aggregato progressivamente parecchie decine, a questo punto direi che tra gli attori ed ex attori della compagnia di Santa Pasti, credo che di non esagerare tanto se dico che arriviamo intorno al centinaio di persone, ovviamente per cicli, quindi essendo una compagnia amatoriale non abbiamo mai potuto sviluppare né voluto sviluppare un contesto di tipo commerciale, ma non posso dire che si sia trattato di persone che non hanno sviluppato una capacità professionale. Parecchie sono entrate ad esempio alla Scuola Doppiatori di Roma. Io, per chi volesse avere notizie aggiuntive, può collegarsi, pagina Facebook, sito, cosa è? Sì, il nostro sito è www.saltapasti.com. Ok, avete la pagina Facebook. Abbiamo una pagina Facebook regolarmente aggiornata, siamo presenti sui social, perché il mondo del teatro è sempre lo stesso, ma il modo di portarlo al pubblico si sviluppa. Ivan, io ti ringrazio di cuore e saluto anche te, lanciando invece un'altra clip di un'altra biblioteca facendo parte di questo progetto, in cui purtroppo assessore e la direttrice non sono riusciti a partecipare, che è la Biblioteca di Pio Sasco. Io ti ringrazio per tutto quello che farete per noi in questo festival e speriamo di rivederci al più presto. Grazie mille Ivan e buona lettura. Grazie Gianni, buona giornata.